consapevolezza di tempo, induce il centurione a fermare un contadino che tornava nei campi, di nome Simone di Cirene. E il suo malgrado lo costringe a portare la pesante croce insieme a Gesù. Gesù è alla merce di tutti, umiliato, percosso, deriso e disprezzato come un miserabile. Il suo volto, tutto coperto di sangue, di sputi e di sudore, non è più quello di prima. Alla vista di questo doloroso spettacolo, una donna commossa si fa largo tra la folla, si avvicina a Gesù, lo fissa con amore e poi, con molta delicatezza, gli asciuga il volto con un candido fazzoletto di lino. Ora basta, niente, basta! Confortato dal gesto gentile della Veronica, più che sollevato dall'aiuto del Cireneo, Gesù continua il faticoso percorso, ma sfinito, cade ancora una volta tra le imprecazioni e gli sghignazzi della folla.